Allora, buonasera a tutti. Inizio con intanto a ringraziare Simone Filippini e Danilo Lillocci che mi hanno aiutato molto in questa impresa, in quanto io non sono un esperto elettricista, però sotto la loro guida sono riuscito e con un po' di manualità che ho, sono riuscito a installare questo contachilometri cinese che a parer mio è anche un buon prodotto, qualità-prezzo direi che vale la pena prenderlo. In più, se decidete di metterlo, questo è il diametro del contachilometri, questa ghiera intorno ci vuole per forza perché è più piccolo rispetto al foro del coprimanubrio. E di conseguenza non avreste modo di metterlo. E questa ghiera la fa Michele Trevisan del gruppo, quindi la dovete chiedere a lui se decidete di installare questo. Allora, partiamo con i collegamenti. Qui ci sono tutti i fili, non vi spaventate. Allora, partiamo col dire che il contachilometri vi arriverà con 1, 2, 3 e 4 che io ho tagliato perché sono i fili che realmente noi dovremo più usare. Perché sono quelli che vanno a tutti i segnali, luci, frecce, livello benzina, tutto qua è, tutti questi qua. Quindi il connettore a 9 poli voi dovrete usare. Questo qui a 6 non dovrete usare niente perché sono tutti quelli delle marce. Ok, quindi le 5 marce più la folle. Che la folle, se poi volete, basta dargli un'alimentazione e si accenderebbe la N sul contachilometri, ma per bellezza, non perché ce l'abbiamo, perché noi il segno N, almeno per quanto riguarda la 150 quattro tempi, le altre non so se hanno la N, forse mi sembra di ricordare che la 200 forse ha la folle. Quindi queste sono le 5 marce. Questo è il folle e questo singolo giallo rosso è la sesta marcia, quindi questo gruppetto già noi non dovremo usarlo, quindi non spaventiamoci di questi fili, questi non andranno usati. Poi partiamo con abbiamo in questo contachilometro abbiamo due più. Uno che è rosso, che è quello che le istruzioni dicono ha diretto batteria, che non ci serve. Come vedete io l'ho nastrato perché non va usato in quanto appunto rimarrebbe sempre acceso il contachilometri, quindi non ha senso. Poi abbiamo il più sottochiave, che è questo nero. Ok? Il nero dal contachilometri è quello sottochiave. Il verde, questo è il meno dell'alimentazione orologio, scusate, contachilometri. Allora, poi i due fili, quello arancione, quello azzurro, l'arancione è la freccia sinistra, l'azzurro è la freccia destra. Okay. Poi passiamo alle luci. Le luci ci sono questi due fili, che sarebbe il blu e il marrone. Il marrone è spia anabbaglianti e il blu è spia abbaglianti. Scusate, non è Covid. Allora, poi sensore della velocità. Quindi abbiamo tre cavi che arrivano dal contachilometri. È bianco, verde e bianco con striscia nera. Sono i tre fili che dovremo usare per
collegare il sensore della velocità che va poi messo al cerchione. Io sono passato allungandolo perché il cavo originale del sensore termina con il connettore, ma è corto da poter arrivare fino a qui. Quindi ho dovuto prolungarlo di un 30-40 centimetri per poter poi riuscire ad arrivare qua. E come vedete, per farlo passare partendo da qui, vedete, io poi sono al caldo. Allora, partendo da qui, come vedete, c'è il sensore che è quello, che questo qui, come vedete, questa parte rossa, quando è messo bene e gli accendo il quadro, qui diventa rosso, si accende e si spegne. Questo qua, quando passa il magnete, si accende e si spegne. È una specie di LED anche qua intorno. Questo è un filetto lungo che arriva fino al cerchio, dove poi davanti a quel sensore bisognerà mettere il magnete, che da confezione ne arrivano due di magneti. Però c'è chi dice che ne mette anche 3, 4. Addirittura ho sentito anche 5, che uno più ne mette e più sembra che sia affidabile il segnale della velocità. Poi non lo so, io metterò i due che avevo nella confezione. Come vedete, io sono poi partito da qua, ho fatto il giro, l'ho legato qui insieme al tubo della pressione olio freni, sono passato sotto, in realtà mi arrivava fino a qua, quindi ho dovuto prolungarli. Ho messo tre fili qui, che poi qua li ho nastrati tutti. Sono entrato nel spazio tubo canotto della il canotto della forcella. Sono uscito dal manubrio qui, e questi qua sono i tre fili del sensore che ho usato. Okay. Saldati poi, come avevo fatto vedere, risaldati poi nel connettore del sensore. Okay. Poi ci sono questi due fili che sono il più e il meno che arrivano dall'orologio, che sarebbero quel nero che vi avevo fatto vedere da sottochiave e il verde sottochiave. Li ho prolungati anche quelli, facendoli sempre passare nello stesso punto. Sono uscito sempre dallo stesso punto. Questo era quello che avevo fatto vedere prima del sensore. Questi due che ho fatto passare erano quelli nero da contachilometri e verde, no? Questi due che arrivano da contachilometri, che io l'ho fatti diventare poi blu e marrone, perché appunto ho dovuto prolungarli, se no non ci arrivavano. E sono arrivato a questo nostro impianto, questo qui, che parte dal blocchetto di accensione, come lo vedete, questo specie di rosso chiaro barra arancione e viola, che passano dentro questo rivestimento, arrivano qua, che poi si aggiunge questo verde che va collegato qua. Però questo non dobbiamo toccarlo. Ho tagliato un po', come vedete, questa guaina, ho tirato su il rosso barra arancione e il viola, li ho tirati un po' su, li ho tagliato la guaina che riveste il filo di rame, l'ho tagliata intorno, li ho allontanati due lembi e poi ho saldato dentro la prolunga che ho fatto. Poi ho messo fascia restringente e poi li ho rivestiti, come vedete, anche col nastro. E questi due sono il più e il meno del sottochiave, che da orologio, da contachilometri, sono il verde e il nero. Ok, questi due. Questi tre abbiamo detto sensore e basta. Poi ci sono quello grigio. Impianto nostro, perché da impianto nostro chi ha il manuale d'officina che io ho, il bianco con striscia nera e grigio sono per sonda benzina. Nel contachilometri invece c'è
questo qui che è sonda benzina, che poi nelle istruzioni c'è scritto sensore olio, però è logico, olio è inteso benzina, quindi questo blu con striscia bianca è sensore benzina che ho collegato a questo grigio, ok, che arrivava dal connettore originale del nostro contachilometri originale, con questo bianco e nero, che il bianco nero è il più e è un, diciamo sì, che è un più sottochiave, e questo è il sensore, un altro più che va a prendere poi il contatto per la sonda benzina. Ok? E ho usato, come vi ho detto, appunto i connettori di un vecchio orologio che mi avevano dato una fregatura su internet. Scusate, orologio, continuo a dire sempre orologio, contachilometri. Del nostro originale, mi avevano dato una fregatura, ne avevo preso uno usato, però mi è arrivato che era una schifezza, proprio un obbrobrio, con plastica tutta storta, tutta insomma. Allora ho tagliato questi connettori e li ho riutilizzati per appunto fare il cablaggio del contachilometri. Basta, tutto lì. Questo rosso qui non ho capito che cosa possa essere perché non riesco a capirlo, però non fa niente perché mi va tutto, eccetto, quindi penso che sia un filo che sia di non utilizzo. Non avevo capito a che cosa servisse questo. Ok? Basta, questo è il quanto. Non c'è nient'altro. Logico che poi il cavo trasmissione del vecchio contachilometri io lo lascio, ho messo una fascetta di quella dell'elettricista da non far andare troppo in giù la ghiera e mi rimane lì a disposizione se un giorno poi lo cambierò, insomma, basta, penso di avervi spiegato un po' il tutto di come l'ho collegato. Adesso vi faccio vedere l'accensione, guardate che mi invento come bloccare il telefono nella registrazione, me lo blocco nel giubbotto. Allora, giriamo la chiave. Batteria un po' scarica, Allora, come vedete, gli anabbaglianti, frecce, questo è l'anabbagliante e questo l'abbagliante, ok? Poi vabbè, lì c'è appunto, vedete, tutto a posto, boh, basta, grazie che spengo, ok, niente, penso di aver detto un po' tutto. Adesso mi manca appunto di mettere i magneti, che lì devo trovare come fissarli e basta. Penso di e spero di essere stato chiaro e che questo video possa aiutare tutti quelli che lo vorranno installare. Un saluto a tutti quelli del gruppo. Bye bye, ciao.